The Show. Tornerà a settembre sul piccolo schermo di Canale 5 l'ottava edizione di Squadra Antimafia, prodotta da Pietro Valsecchi. Matt, sono aperti i casting per i ruoli. Matt, lo devo fare. Conosco due ragazzi che possono aiutarci. No! Loro due? No! No e no! Non preoccupatevi, appena troviamo Valsecchi vi chiamiamo, voi aspettateci qua, sì. Non muovetevi da qua, eh? Luca, sei tranquillo, sei nelle nostre mani, le nostre doti di investigatori segreti sai che sono potentissime. Grazie. Dai, vi facciamo fare Squadra Antimafia. Doti da investigatori privati in realtà non ne abbiamo. Cioè, ho detto così per non deludere, Luca è un bambinone, però... Ma non vorrei usare dell'ignoranza, ma ho una piccola idea. Fai tu? Andiamo. Allora, tu non stai vedendo niente, eh? Tu sei di Roma? Turco. Sai chi è? Sai chi è Valsecchi? Non urlare, che se ci sei... Ok, entriamo che è meglio, va. Sto cercando il signor Valsecchi. Metto qua un secondo. Produttore. No, lo stai cercando perché c'è un problema. C'è il protagonista delle Squadre Antimafia, avete presente? Nigro. Un po' come te, un po' nigro. E chi è questa persona? Questo è molto importante, anzi aspetta che, scusami, basta, perché non troppo. Poi, che se entra qualcuno, tu vai in giro con questa cosa qua, ti fai vedere per bene. Li finisco per cortesia. Vai, basta. Mettiamo l'ultimo qua. No, è il signor Valsecchi, come si permette? Ma è il dottor Valsecchi, ma sta scherzando? Non ne attacco più, però mi dovete fare un favore. Ascoltami bene, perché molto... se dovesse arrivare mai il signor Valsecchi, fatemi una cortesia. Lui prende sempre un bicchiere d'acqua leggermente frizzante. Ma lui perché ha problemi. Ma non è venuto qua, e come adesso faccio? Oggi viene qua. Esattamente, ha problemi di gastrite. Gli date una di queste qua, sciolte nell'acqua, ok? Gli date il sedativo, glielo do a te, che poi noi lo veniamo a ritirare. Non me la lasciate tutti! Ma al massimo dagliene due, perché con tre questo schiatta e poi addio telefilm. Il piano di Ale non ha proprio funzionato. Per fortuna io ho visto tutte le stagioni di Veronica Mars e so esattamente come si comporta un investigatore privato. Grazie. Posso disturbarla un secondo? Piacere, sono tenace. Noi siamo qui a Roma perché stiamo facendo un'investigazione privata. Stiamo cercando una persona e ci hanno detto che frequenta questo bar. È lui. Dobbiamo trovare lui praticamente. Lei l'ha mai visto? Sa che orari viene? Io non l'ho mai vista questa persona. Non l'ha mai visto? No. Ah, non l'ha mai visto nel senso... Ho capito. Ma non lo deve dire a me. No, forse l'ha capito. Lo deve dire a lui. Ma chi è? L'ha mai visto questa persona? No. Ma non ho proprio mai visto, davvero. Ti do 5 euro se me lo dici. Per comprare uno shampoo magari con 5 euro, qualcosa di nuovo. Per... Io non ho proprio mai visto, ma chi è? Qua, Pietro si chiama. Pietro Valsecchi. Provate a cercare. Bar Feliziani. Ma se a poco, Valsecchi. Allora guarda, aspetta. Forse, capito, a me mi interessano i soldi. No, ma... Se l'avevo visto. Se non ti interessa... No, ma io so come siete voi baristi, che volete. Io una zucchina. Questa la coltiva mio nonno nell'orto urbano. Se vuoi puoi anche mangiarla. Puoi farci quello che vuoi. Se mi dai un cetriolo si può fare. Se vuoi ho una salama. L'ultima offerta. 5 euro per lo shampoo. Zucchina, salama. Pietro Valsecchi. Quello che produce Squadra Antimafia. Ci hanno detto che viene qua. Oddio, ce l'ha la faccia conosciuta. Hai visto? Avete per caso un cellulare con internet? Se mi cerchi per favore su questo cellulare dove sono gli uffici di quest'uomo. Tao 2 si chiama l'ufficio. No. Perfetto, andiamo a vedere se lo troviamo sotto gli uffici. Guarda, io queste ve le lascio perché comunque siete stati utili. Non ci risponde, ci mandano a cagare e ci chiamano i colleghi. La signora Pietro Valsecchi. Sa dov'è? Ma non l'ha visto? No, non è qua, ci hanno detto che è qua. Tao 2? Tao 2, sì, però sì. Non sai proprio Pietro, non ce lo vogliono mandare. Ah, no, voglio il nostro amico come attore. Lo so. Io vengo qua. Ah, non è un attore? Lavora qua? Ma sembra Montalbano, sembra. Ciao. Non lo so, Ale. Aspetta, chiediamo loro. Ma avete visto il signor Valsecchi? No, lo so, non conosco. Sì, è lui. Dottore? Eminenza. Buongiorno. Alessandro. Sì.
Lei adesso, è scusa. Valsecchi Pietro, produttore di squadra antimafia. Avremo un nostro amico. Hai la foto di Luca? Sì, però non creare aspettative che poi non riusciamo a rispettare. Che è moro, con gli occhi verdi, molto bello. E ha il sogno di fare l'attore di squadra antimafia. Un po' sovrappeso, però penso che non sia un problema. Ecco, la qua. TV snellisce, mi hanno detto. Vediamo la foto. È uno scherzo questo. Chi siete voi? Alessandro, piacere. Siamo suoi amici. Abbiamo un canale di YouTube. Andate in vacanza, è estate. Lo so, però vorremmo prima piazzare il nostro amico perché. Non bisogna essere belli, bisogna essere bravi a fare questo lavoro. Ma lui è bravo, ma un provino riusciamo, ma proprio due stronzatine. Un provino non si nega a nessuno, no, ma bisogna parlare con lo casting. Io non faccio provini da 20 anni, qualche volta, per qualche volta. Un'eccezione, Eminenza. No, c'è anche un modo per una cosa, perché noi in realtà questo provino vorremmo farglielo per farlo andare a lavorare da. Vorremmo, diciamo, che in un certo qual modo lei lo convincesse ad andare a lavorare davvero, lo deludesse con questo provino . E in questo modo lui ci rimane talmente male che si trova davvero con lei. Come stai? Allora, ecco, ciao, sì, ragazzi. Ecco, questo è un attore. Ciao, piacere Alessio. E magari coinvolgiamo anche lui in questo provino. Così lo smerdiamo. Allora, l'idea è smerdare questo nostro amico e fargli capire che deve andare a lavorare invece di fare video stupidi su YouTube. Mi assomiglia un po'. Vabbè, allora, meno 40. Hai tempo da perdere tu? Io no. Poco. Allora ci andiamo. Dove andate voi? Andiamo su. Per possiamo, a me sembrava un sì. Non ho capito cosa sta succedendo, però noi proviamo a entrare. Aspetta, ma io non ho sentito entrate. Finché si scherza. 5 minuti per Luca. Allora, si chiama Luca, ma ha un canale da 8 anni. Col passare del tempo il canale è cresciuto e lui anche è ingrassato. Lui. Esatto. Cioè, veramente è il momento di mandarlo a fare il macellaio, non lo so, un lavoro vero. Di dov'è questo? Di Torino. Ma fino in siciliano sono. Ma Torino sono tutti siciliani, quindi ci sta. Entriamo. Ti faccio entrare? Guarda, scritto tra uno proprio. Magari ora non filmiamo questo momento. Spegni. Chiudi. Siamo riusciti ad introdurci più o meno clandestinamente negli uffici di Tau 2 con la promessa di un colloquio. Ora c'è un solo problema. Valsecchi è sparito. Valsecchi doveva fare un provino al nostro amico. Stiamo aspettando di là nell'ufficio. Ma dottor Valsecchi, un provino? Sì. Ma signor Valsecchi è impegnato a una riunione in questo momento. E non si può chiamare, tipo... No, ragazzi, non posso interromperlo durante una riunione, assolutamente no. Fatelo con Giulio, no? Con la pita, ma cioè, devo rubargli il suo posto, che provino li fa? Non lo so, infatti, così sarà più bello. Valsecchi, un po' sicuramente riusciamo No. Se volete potete farlo con Giulio. Okay. Chiediamo scusa al dottor Valsecchi. Grazie mille. Grazie. No, se riesci, li convince veramente a cambiare lavoro, qualsiasi cosa, perché noi non ne possiamo più. È da una vita che cerca di fare questa cosa qua e non ci è mai riuscito mai. L'hai visto fuori, cioè l'hai visto com'è. Sì. Tu pensi, tu sei cattivo un pochino dentro, pensi di poterlo essere. Allora, ok, grazie. Bene, lo mettiamo in difficoltà. Più che puoi. Va bene. Grazie a voi. Ora che tutto è sistemato, possiamo chiamare Luca e dirgli di raggiungerci. Giulio, il protagonista della serie, è pronto ad infrangere ogni suo sogno di gloria con un provino imbarazzante. Quindi, come stai? Ciao, Giulio. Luca, ci siamo conosciuti poco fa. Sì. Tu quindi vorresti fare squadra antimafia? Sì, vorrei fare il protagonista nigro. Però sai che Valsecchi film horror non ne produce. Allora, raccontami un po' chi sei, che fai, che esperienze c'hai. Sono Luca, vengo da Torino, sì. Ho una carriera su YouTube che va avanti da 9 anni, sono conosciuto per le parodie musicali. Sì, su YouTube. E di lavoro vero? Quello è il mio lavoro. Cioè come cambi? Con YouTube, con i miei video, però adesso sono arrivato a un punto della mia carriera che vorrei fare qualcosa di più e siccome questa è la mia serie preferita ho deciso di propormi perché sento di essere in grado. Hai deciso di proporti? Sì. Chi te l'ha chiesto? Facciamo di buon provino, no? Sì. Quindi, che ne so, Nigro, come tu sai, è un personaggio insomma che ha una sua profondità, tosto, c'ha una motivazione che lo spinge a fare quello che fa. E ha anche una certa fisicità, perché ovviamente è un ruolo che richiede tutta una serie di scene di nudo. Hai mai avuto esperienze con delle donne, tipo, cioè sai come si bacia una ragazza? Sì, cioè nel senso, almeno in privato riesco. Cioè, nel senso, hai utilizzato i proventi di YouTube per fare esperienze con le donne? No, non pago mai di solito per... Cioè, non di solito, cioè, no, non pago mai. Sì, levati la maglietta, dai. Vediamo come va senza la maglietta. Diciamo che, allora, vedendoti un po' così, io non ti conosco, ovviamente non ti giuro, perché, Dio, sembri però un po' un maiale peloso e questa cosa bisognerebbe cambiarla. Senti, fai una cosa, levati le scarpe e i pantaloni, così facciamo una cosa diversa.
tu sei negro, sei uno che scopa le donne, come? A pecora. A pecora. Possiamo dire un aggettivo, che scopa come? Con passione. Mi piace, bravo. Ma di più, ciao. Lasciati trasportare dalla passione, di più. Vai di più, di più, di più, di più, vai di più, scendi giù, scendi. Dai però ascolta, ma se fa una merda, dai per favore, cioè non mi faccio girare il cazzo, devi fare cose fatte bene, cioè te lo giuro, io non c'ho tempo da perdere. Tu devi vincere un po' il tuo imbarazzo, perché sento che tu ce n'hai un po', quindi adesso fai una cosa, esci fuori, fatti un giro così e rientra dentro. Ma così così? Così, vai, e saluta tutti quelli che incontri, dicendogli ciao, sono la tua bella. Sono la tua bella? La tua bella. Ciao, sono la tua bella. Buongiorno. Bellissimo, soprattutto i fiorellini. C'è nessuno? Sono tornato. Per il personaggio di Nigro, oggettivamente, secondo me, hai un pochino di difficoltà. Potresti fare un altro personaggio. Io ho disegnato per te, vedendoli così, un profilo di un personaggio che secondo me potresti interpretare bene. Ho tenuto conto appunto delle tue caratteristiche, no? Come attore, come youtuber, come persona che diciamo poi non lavora, perché di fondo noi, cioè gli youtuber, cioè, non fanno cazzo. E diciamo che il personaggio potrebbe essere questo. Ok? Quindi tu adesso ti rivesti. Anzi, non ti rivestire, fai una cosa. Esci così e vattene a fanculo. Molto bene. Allora ragazzi, l'unico modo per scoprire se Luca è stato preso nei panni di Nigro in Squadra Antimafia è guardarlo su canale 5 l'8 settembre, perché se no non potete scoprirlo. Lasciate un like, perché a 100.000 like continueremo questo format, mi raccomando. Perché infatti ragazzi, avete visto quanto siamo bravi a fare gli investigatori privati, quindi vogliamo dare un'opportunità anche a voi. Scriveteci a questa mail la persona che vorreste incontrare, una persona famosa, un calciatore oppure anche una persona comune, e perché vorreste incontrarla. Sceglieremo le storie più interessanti e pedineremo per voi le persone. Per dire, io vorrei tanto bere un prosecco con Jerry Calà. Scriverei una mail a questo indirizzo e i The Show esaudirebbero il mio desiderio. Aspettiamo le vostre richieste.